Salut l'équipe e ben ritrovati in questo nuovo video. Come al solito, come tutti i giovedì mattina, ci ritroviamo qui con un nuovo aggiornamento di Fortnite. Eh già, Epic Games ha deciso così, quindi monterò il video, farò il video di giovedì mattina e ve lo pubblicherò il prima possibile giovedì pomeriggio. Proprio per essere attivo al 100% e farvi appunto vedere una delle novità della settimana, senza giorni di ritardo, senza niente. Bene, ovviamente questo video non lo vedrete proprio alle 15 in punto, forse uscirà un pochino più in ritardo rispetto al solito, ma non vi preoccupate, ci sarà sempre un video al giorno. E proprio per questo, dato che ci sono video tutti i giorni, ovviamente vi invito a partecipare al contest che si tiene sul mio canale, che si sta tenendo appunto, che è ancora aperto sul canale. Mi raccomando, raggiungiamo i 500 iscritti ed estrarrò il nome del canale che ha scritto il commento con l'hashtag Roatu500. Quindi mi raccomando, qui sotto nei commenti, hashtag Roatu500, arriviamo a 500 iscritti ed estrarrò il nome del canale. Vi ricordo, potete vincere 20 euro su Steam o PS Store e una mia maglietta. Approfittatene, è bellissima! E ovviamente, come già detto nello scorso video precedente, metterò i due commenti più divertenti della settimana a fine video. Quindi mi raccomando, guardate tutto il video. Buona visione! Allora, è giovedì e partiamo subito, subito con una chicca. Ovviamente hanno aggiunto le sfide settimanali e nella sfida di questo giovedì le cose si incominciano a fare alquanto dure. Da risolvere. Come potete vedere, questa è uno screen di questa settimana che possiamo benissimo vedere che sono davvero difficili. Tipo, per esempio, devi fare tre eliminazioni con pistole, che per quanto riguarda l'inizio può essere anche facile. Una volta che si è sbarcati col deltaplano, che si è toccato un tetto, terra, e si incomincia a spaccare tutto, trovare una pistola è semplice. Io quello che mi andrei a fermare più che altro è proprio il quarto punto: visita diversi distributori di benzina in una partita singola. Significa partita in singolo, quindi partita da sola, o in una partita unica? Perché questa la rende davvero difficile, trovare tre distributori di benzina e visitarli tutti e tre nello stesso tempo. Quindi significa correre da una parte all'altra della mappa e trovare questi tre distributori di benzina. Elimina nemici nei pinnacoli pendenti. La trovo un pochettino più facile rispetto alla missione che abbiamo visto adesso. L'Epic Games ha deciso di darci queste missioni, quindi non resta che affidarci a noi stessi per completarle. Il secondo aggiornamento che hanno fatto, io purtroppo ancora non l'ho visto, perché dato che è prima mattina non ho ancora startato il gioco, non ho potuto trovare ceste, aprire ceste, eccetera, e darmi un'occhiata in giro. Quindi non so se lo hanno ancora messo o no. Comunque si tratta di un'arma che a tutti noi farà sicuramente piacere, perché si tratta di un fucile a pompa migliorato, quindi 100% efficace a una piccola distanza e incomincia ad essere efficace ad una media distanza, quindi cominciamo a parlare di 20, 25, anche 30 metri di distanza con un fucile a pompa. Stiamo parlando di un'altra arma che cambierà completamente il gameplay. O meglio, i match, i fight, li cambierà completamente. Ovviamente fatemi sapere anche voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa arma, se può andare bene oppure ci sarà qualche complicanza. Non lo so, vedremo solo giocando. E questi erano i due aggiornamenti che hanno deciso di aggiungere per il momento. Ovviamente non c'è stata nessuna installazione questa mattina, ho fatto partire il gioco normalmente senza nessun download di qualche aggiornamento vario, quindi non so se lo hanno aggiunto nell'ultimo aggiornamento che hanno fatto e hanno deciso di farlo uscire semplicemente il 22, oppure deve ancora essere incrementato un aggiornamento superiore, boh, non so come ha deciso di fare. Fatto sta che se non migliorano gli aggiornamenti, le piattaforme laggeranno a bestia. Quindi mi raccomando, Epic Games, aggiornate i server, aggiornate tutto perché lagga un botto. E con questo video per oggi noi ci salutiamo. Noi ci vediamo domani ore 15 in punto con un nuovo appuntamento. Ma ovviamente siamo arrivati alla parte che tutti voi volete vedere, che tutti voi stavate aspettando, dato che voi siete arrivati fino a qui, impavidi. Ma ovviamente prima di partire con i commenti della settimana, vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti e di partecipare al contest. Il primo commento della settimana è di Dark Darwin
ovviamente che saluto, e ha scritto, e poi sotto ha scritto, non sa cosa ho scritto. Bene, mi ha fatto molto piacere, mi ha fatto molto ridere, è figo. Bravo David. Il secondo commento è di Dark Demon Rus, che appunto è un ragazzo che mi segue dalla Russia. Hi guys, ma ovviamente come, come sentite parla inglese e scrive: Hello, I'm from Russia. I like your reaction, so I'm subscribing right now. Insomma, si è scritto subito dopo aver visto la mia reazione. Grazie, mi ha fatto molto piacere. Ovviamente, ciao Dark Demorus. Questi erano gli ultimi due commenti della settimana. Ovviamente, se volete partecipare, lasciate un commento divertente qui sotto. Tutte le settimane farò vedere i due commenti più divertenti. Noi ci vediamo domani, ore 15 in punto, con un nuovo video. Salut l'équipe!